Io giornalista TV oggi a Roma, in compagnia di Sara e Micol, che sono le prime playmates dell'edizione italiana dello storico Playboy. Ragazze, qual è il percorso che vi ha condotto fino a Playboy? Beh, io vivo a Milano, sono a Milano da 2 mesi appena e tramite agenzia, un'agenzia di moda, hanno organizzato casting su tutta Milano, ho partecipato anch'io, hanno scelto me. Ah, io per uno strano, buffissimo percorso del destino sono finita da Playboy. Anch'io da provino, ma la mia storia è più buffa, quantomeno. Sentite, nell'immaginario collettivo Playboy è l'icona dello scatto proibito. Ultimamente però Playboy ha una linea un po' più soft rispetto a certi giornali che stanno prendendo piede con un nudo integrale. Voi quando avete capito che non dovevate posare nude per Playboy completamente, ci siete rimaste male? Vi ha fatto piacere? Cosa? Personalmente mi sono informata prima perché sinceramente non l'avrei fatto se fosse stato così. Mi sono informata e ho saputo che quindi appunto il giornale è cambiato, c'è molta più moda dentro, attualità, politica, molto più ampio, molto più vasto come giornale è cambiato, quindi per questo ho accettato. Infatti le foto sono molto eleganti, molto sottili, leggere. Ti ha fatto piacere? Beh, su Playboy è finita Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, la Vanoni, la Zanicchi, cioè le più importanti sex symbol del Novecento, sono tutte finite su Playboy, ergo per cui adesso posso dire di avere qualcosa in comune con Marilyn Monroe. Cosa vi lascia questa esperienza? Beh, a me per il momento è stata una bellissima esperienza e sono sicura e certa che andrà avanti, quindi incrocio le dita. È stata un'esperienza molto, molto bella, molto piacevole. Mi sono trovata a contatto con persone rilassate, tranquille ed educate, quindi non so cosa succederà domani, quel che sarà sarà, però è stata comunque di per sé un'esperienza molto bella. Perché una ragazza posa nuda per Playboy? Prego, mi scusi. Perché una ragazza giovane come voi posa nuda per Playboy? Ma penso che Playboy è il sogno di tutte le ragazze. In America è un delirio, cioè diventare una playmate, una coniglietta di Playboy è la massima aspirazione di ogni ragazza. Il motivo è più o meno lo stesso, è comunque un sogno. Ma ribadisco, avere qualcosa in comune con le più belle donne della storia del Novecento era di per sé entusiasmante. Poi sapevo che le immagini sarebbero risultate eleganti. L'idea poi di diventare una coniglietta che potrebbe essere un modello per un'altra coniglietta, no? Era proprio. Cos'è la seduzione per voi? Beh, a me mi dicono di risultare sexy, io in realtà non ti saprei descrivere che cos'è, penso che comunque bisogna essere semplici anche in quello, spontanei, semplicemente. Ma essere semplici, essere se stesse, aggiungendo quello che è secondo te la seduzione, non è. Siete fidanzate? Fidanzatissima e felicissima. Con lo stesso gatto da qualche anno. Gatto! Ok, un'ultima cosa. Cosa vi aspettate dal futuro dopo questo lancio sicuramente importantissimo di Playboy? Beh, io spero con tutto il cuore di approfondire un po' la strada per il cinema. Sì, mi piacerebbe molto. Sì, cinema. Io non mi sbilancio, credo che starò alla finestra a guardare. In ogni caso, il mio scopo è trionfare qualunque cosa farò. È un sogno in un cassetto? Sogno in un cassetto, beh, sembra un po' generale come discorso, però essere felice, avere una famiglia e avere un lavoro, basta, tranquillamente questo. Penso sia arrivare a un certo punto, più avanti chiaramente, e potermi dire soddisfatta, appagata da quello che ho fatto. È un sogno perché non tutti oggi come oggi sono soddisfatti e appagati di quello che hanno fatto. Bene, allora in bocca al lupo ragazze, e qui è tutto, io giornalista.tv, Barbara Leone.